Buonasera e benvenuti sui canali dell'Alchimista TV e di Meravigliosamente Serena con Cinearchetipi, rubrica dedicata al mondo del cinema, al simbolismo e a, agli archetipi che, che ci sono di volta in volta in tutti i film. Con me è Serena, che co-conduce Serena Pattaro, e, e è Marco è, 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 una, è un rientro. Marco Ludovico, che mancava un po' di tempo. Ciao Marco. Ho bigiato. Ho bigiato per un po'. Adesso si torna a scuola Marco, quindi eh, eh, sì, non, sì. Puoi più, non puoi più mancare. Io faccio oh. la ripresa posticipata e, e la fine anticipata, diciamo. maggio-giugno. Allora, stasera parleremo di un gran film, un film del 1998, vi presento Joe Black. È un film diretto da Martin Brest, è un remake di un precedente film del 1934, La morte in vacanza, che poi era stato riproposto nel 1971, a loro volta ispirati a una commedia teatrale di Alberto Casella. La storia del film è la storia della morte, Brad Pitt, che praticamente incontra Anthony Opsik, Opski, che vabbè, faccio sempre a, a battaglia eh, la lotta con i nomi stranieri, eh, praticamente incontra Anthony Oxing che ha una malattia ed è praticamente in tempo cinto di morire. E gli propone un patto, un patto in cambio di gironzolare tra i viventi e vedere un po' com'è la vita, gli propone di allungargli la vita. E il film è un, del genere sentimentale ma anche fantastico e come film fantastico eh, devo dire che non ha, è molto bello perché pur essendo lento, cioè non sembra così lento, è tutto basato sui dialoghi e non ha nessun effetto speciale, quindi è un film molto interessante, molto bello. Allora lascio la parola a Serena che, che ci ha suggerito di rivedere questo film a me e Marco per dirci le prime impressioni sul film. Sì, allora intanto grazie, ne approfitto anche per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno dopo, perché prima non li ho salutati, quindi grazie per essere qua con noi. Allora, questo film mi era piaciuto tantissimo quando è uscito, come dicevi tu un film del 98, quindi si parla di 25 anni fa. Molto, molto bello, molto particolare. Dicevamo tra l'altro fuori onda: eh, un Brad Pitt che interpreta un ruolo che insomma solitamente non è dei suoi. Ecco, diciamo così: qui abbiamo questo ragazzo un po' impacciato, ingenuo, <ride> che ovviamente eh, ha un suo perché, nel senso che è questa. Morte, che decide appunto di andare in vacanza. Lui, a un certo punto, proprio lo dice: Io sono in vacanza. Lo dice ad una signora che con un tumore che ovviamente gli chiede di portarla con sé. E lui, ovviamente, insomma, anche lì ci sono poi dei risvolti che casomai andiamo, andiamo a trattare dopo. E lui gli dice: No, no, io sono in vacanza. Lei lo riconosce. In realtà, è l'unica persona in tutto il film che lo riconosce. E anche lì, insomma, ci sono dei, eh, degli aspetti principali. Però, tutto il film è basato su, um, su alcuni aspetti importanti che sono la morte e l'amore. L'amore è visto sotto tanti punti di vista, quindi non solo quello dell'amore di coppia, l'amore, per esempio, familiare, quello del padre verso le figlie, delle figlie verso il padre, ma anche dell'amore di tutto ciò che si è costruito. Nella vita, cioè l'amore di Bill Parrish proprio, insomma mh, Anthony Hopkins, eh, verso l'azienda che lui ha costruito. Un'azienda che ehm, a me è piaciuto molto, perché ovviamente ci c'è cioè questo insider Drew che cerca di impadronirsi di questa, di questa azienda facendo anche dei cosi eh, loschi. Ma mh, a me è piaciuto molto, per esempio, la, la frase eh, che, lui, eh, che lui dice che è un'azienda di comunicazione, lui che deve essere assorbita da un'altra società e eh, che eh, Bill Parrish eh, ovviamente rifiuta. Perché lui dice riportare le notizie è un privilegio. È una responsabilità e non è sfruttabile. E quindi lui ha basato proprio tutta la sua vita sulla responsabilità, sulla verità, sulla capacità di comunicare mm, esattamente le cose come stanno. E infatti è interessante perché quando, ovviamente, inizio film, lui eh, incontra Joe Black, che è un nome che, è, che Bill Parrish gli darà perché non ha un nome. Questo, questo personaggio perché non lo può chiamare morte e, e in realtà la morte gli dice tutta la verità quando lui gli dice continua a dirgli è perché lui sente le voci no Bill Parrish sente queste voci continua a dirgli sì sì sente queste voci no a un certo punto quando incontra appunto diciamo che la morte si materializza con Joe Black che è interpretato appunto da Brad Pitt e una delle prime cose che dice è: La risposta alla tua domanda è sì. E lui dice: Quale domanda? Quella che ti poni sempre: Sto per morire? Sì. Sei la morte? Sì. cioè, tu vedi proprio lui che gli dice la verità. Perché la morte non ha nessun. Eh, non ha niente da guadagnare a dire delle. Eh, delle bugie. E quindi anche questo, secondo me, è un aspetto molto importante. Però tornando alla. A uh, uh, questi due argomenti che ci sono nel film, che sono appunto l'amore, ovvero il legame spirituale, e la morte, cioè il passaggio che è la transizione, ecco questi sono due aspetti interessanti perché noi vedremo proprio che non sono scollegati tra di loro, ma invece rappresentano un'unica entità che è rappresentata in questo caso da Joe Black perché quando tu ami non hai paura di morire e quando muori lo fai per amore. E questo, e questo è un aspetto secondo me importante e lo vedremo soprattutto alla fine, questo aspetto dell'amore nel morire. Quindi... Uh, questi due argomenti secondo me sono molto belli perché si intrecciano, ti fanno capire che in realtà la morte non è così brutta. Guarda caso, si impossessa del corpo di un ragazzo bello, giovane, tra l'altro biondo con gli occhi chiari. <ride> Quindi non si impossessa del corpo di una persona brutta, deformata, eh, cioè, eh, entra in un corpo pressoché angelico. Quindi questo già ad indicarci che... Non dobbiamo aver paura della morte, la morte è nostra amica, la morte fa parte della vita. Eh, la morte, appunto, è il passaggio, è la transizione. E quindi, questo secondo me è, è stato un aspetto che mi ha colpito molto eh, di, questo, di questo film. Inoltre, noi vediamo questa morte che va in vacanza perché vuole scoprire la vita, cioè eh, ci troviamo sempre di fronte a queste dicotomie eh, nel film che sono interessanti un ragazzo appunto impacciato perché la morte non sa cosa vuol dire vivere infatti è quello che chiede a Bill Parrish gli dice in cambio del fatto che tu mi insegni cosa vuol dire vivere per un periodo io ti ehm, darò eh, ti darò del tempo che il tempo sappiamo è la cosa più preziosa che ha Uh, che ha l'essere umano. Quando si presenta la morte a Bill Parrish? A 65 anni. Infatti, ovviamente, diamo sempre per scontato che il film sia stato visto, e quindi lo, gli spoiler <ride> ci sono. Eh, stanno festeggiando eh, cioè, tutto si eh, va a intersecarsi con la preparazione della festa di compleanno di Bill Parrish che è il suo 65esimo compleanno che poi sarà lì che lui eh, se ne andrà 65 è un numero molto interessante che è il numero che riguarda la rinascita e guarda caso insomma arriva la morte, ovvero la transizione riguarda le virtù, cioè tutti quei valori su cui Bill Parrish ha sempre basato la sua vita, e la famiglia. Infatti per Bill Parrish la famiglia, le, le persone della famiglia sono le persone che veramente meritano tutta la sua attenzione. Io mi fermo un attimo qua e lascio a voi adesso uh, dire qualcosina. Io ho introdotto questa cosa da qua a voi. Sì, eh, l'analisi che hai fatto è calza a pannello. M mi permetto di, di sottolineare il fatto che il nome Joe Black non è un nome messo lì a caso, il nome Joe Black è un nome dato proprio, corrisponde al Mario Rossi, al nome più comune che si può dare a una persona, come per rappresentare che. La, che la morte può essere chiunque, può prendere chiunque, quindi qualsiasi persona è soggetta alla morte. Non so cosa ne pensa Marco. Ma è, allora, a me ha colpito particolarmente appunto... Tante cose, nel senso che quando uno pensa alla morte, di solito pensa a qualcosa di, di brutto, di cupo, di scuro, e in questo caso black è l'unica cosa, di, di visibilmente scuro che viene, che viene menzionata, perché appunto, poi come diceva Serena, in realtà qui vediamo l'esatto opposto, cioè vediamo la morte sì. Ma totalmente diversa da come uno se la potrebbe immaginare perché è appunto bello, biondo, occhi azzurri. Quindi una morte un po' strana. Cioè, rivisita moltissimo il cliché e se vogliamo anche l'immagine che comunemente uno pensa quando pensa alla morte eh, e sceglie. In realtà non specifica bene nel film eh, quando si parla del perché lui abbia scelto quel corpo, non fa riferimento al fatto che abbia già incontrato la figlia di Anthony Hopkins, che di fatti lui sembra non ricordare, non conoscere eh, al momento, mh, nel momento in cui si incontrano, tant'è che lei continua a ricordargli le frasi che sono state dette che lui ignora totalmente, mentre alla fine quando torna quello buono, quello, quello vero, e se le ricorda tutte le frasi e inizia a ripetergliele anche lui. E quindi non si capisce perché prenda proprio quell'uomo. L'unica spiegazione che dà è che mi serviva un corpo, quindi non si capisce neanche se, diciamo, abbia deciso proprio per quell'uomo e l'abbia fatto morire, anche perché muore in una maniera un po' strana. Gli iniziano ad arrivare macchine intorno fino a che uno non lo prende e quindi non muore proprio in maniera eh, normale, mettiamola così. E, e questa contrapposizione l'ho già trovata bellissima, cioè già fare un film che abbia come protagonista la morte, ma contrapporlo alla bellezza non solo del, dell'attore che poi eh, interpreta la morte, ma tutto il film, tutto sommato, se vogliamo, è incentrato sulla bellezza. La morte non decide a caso perché si è svegliata una mattina che vuole provare a vivere, di fatti gli dice che lui è lì da, da un bel tocco di tempo, diciamo. eh, adesso non ricordo la frase specifica, ma diceva prova ad immaginare l'infinito, più l'universo, più... Eh, ecco, se si immagini tutto questo hai fatto un millesimo di quello che sono vissuto io. Ma lui decide di provare a vivere perché ha visto la vita di Anthony Hopkins. E soprattutto ha sentito quello che lui dice, come lui parla della vita, quindi già una morte che è interessata alla vita è un'altra <ride> un eh, un cosa abbastanza speculare, diciamo, abbastanza eh, contrapposta. Quindi questa morte che si interessa alla vita, incuriosita dalla vita che ha fatto quest'uomo. E da come lui parla della vita, della bellezza della vita, e poi tutto scatta più o meno quando sono in elicottero, e lui fa un bellissimo discorso alla figlia, e lì si ricollega, si ricollega molto anche al discorso dell'amore che faceva Serena. Lui a un certo punto dice proprio alla figlia: Trova qualcuno che ti fa dopo tante cose bellissime che gli aveva detto, trova qualcuno che ti faccia sentire vivo. Quindi. Questo amore che è l'unica cosa che effettivamente ti dà la vita e allo stesso tempo sembra più l'amore collegato alla morte che non alla vita. Perché se andiamo a vedere, nel momento in cui lui trova l'amore, è disposto a morire e muore, comunque se ne va, diciamo, non so se la morte possa definirsi morente, e se ne va e, e, e riceve il posto a quell'altro giusto proprio perché si è innamorato della figlia di Anthony Hopkins e quindi vuole regalargli la felicità, capendo di non poter stare ancora lì. E allo stesso tempo, invece, Hopkins, nonostante la sua vita meravigliosa, vissuta al massimo, al 100%, una vita pienissima, però vive nel momento in cui lui vive, la morte per lui invece è totalmente diversa, perché lui vive nel ricordo. E nella tristezza di aver perso la moglie che amava tantissimo cioè non passa giorno che io non riesca a pensare a mia moglie soffrendone quindi c'è anche questo paradosso tale per cui l'amore paradossalmente porta o alla morte per felicità eh, per generosità verso qualcuno che è vivo o essendo vivo alla tristezza per qualcuno che se n'è andato che sembra un po' anche qui un controsenso. E l'altra ultima cosa, se vogliamo, poi ce ne sono tante altre, però l'altra cosa che mi aveva colpito era il fatto che eh, si sfata o quasi si ridicolizza un altro tabù: Anthony Hopkins, per stessa missione della della morte, non andrà a finire all'inferno. almeno questo è quello che pensa la morte. Eppure, se andiamo a vedere. Non è che sia proprio il prototipo del santo, che non è uno troppo accomodante o molto <ride> gentile, è uno che tende anche, passatemi il termine, a incazzarsi facilmente, a farsi pigliare i cinque minuti abbastanza facilmente. Eppure, secondo la morte, a questo punto lui ha vissuto una vita mh, pur con tutte le sue negatività, pur con tutte le sue... I suoi spigoli, mettiamola così, ben visibili, alla fine gli riconosce proprio quei valori di cui parlava Serena, cioè quell'integrità morale, quel coraggio, quella... Forse integrità morale è il termine unico che, che, che rende di più, perché alla fine attraversa tutto, anche in azienda lui si vede che è molto rude, molto duro, eh, però allo stesso tempo quando fa quella riunione a metà film dice... Non esiste un singolo dipendente che, col quale io non abbia parlato, che io non conosca, che non sia orgoglioso di aver lavorato qui. Quindi questo fa capire comunque che, pur con tutti i suoi difetti, alla fine, tutto sommato, lui ha vissuto una vita integra nei valori di base. E anche questo, secondo me, stimola una riflessione. cioè come dire, non serve essere perfetti, non serve essere dei santi, non serve essere o pensare di dover diventare eh, qualcosa che assomiglia a un santo, lui è una persona veramente autentica, si incazza, frega le altre persone se c'è bisogno. Perché la conclusione del film: quando lui vuole mettere a posto le cose, frega sostanzialmente quello che voleva, però, fregare lui. Quindi. In un certo senso si difende, però non è che faccia proprio un'azione meritoria, probabilmente in certi canoni si sarebbe dovuto andare a confessare il giorno dopo per aver mentito all'altra persona. Però uno che poi vince, uno che poi vince seguendo i suoi ideali, seguendo lui poteva anche, sapendo di dover morire da lì a pochi minuti, a poche ore, avrebbe potuto anche fregarsene altamente. E però il suo orgoglio la sua integrità lo porta comunque a vivere sempre questa vita al massimo fino proprio all'ultimo secondo e poi c'è la parte della, della vecchietta che anche quella è, è, è mondiale anche quella lì primo perché riecheggia questo mito questa percezione del fatto che probabilmente le popolazioni più antiche o le persone più di una certa età che, che vivevano la vita in un altro modo, avevano altre credenze, riuscivano anche a vedere cose che gli altri non vedevano e poi per il discorso bellissimo e lì si apre veramente un archetipo che non, che non finisce più: del fatto che lei voleva la morte c'era la morte, però anche voi non siete mai contenti cioè, e se vengo perché vengo e se non vengo e se vi lascio vivere perché vi lascio vivere. Eh, allora non, cioè, non siete mai contenti e lì quasi cosa durerà un minuto con la scena un minuto e mezzo però viene racchiuso veramente un messaggio profondissimo sul senso stesso della vita fatto recitare dalla vecchietta e si dice sì, guarda me intanto non, non, non ha senso quanto io possa vivere o vivere in eterno non, io sono Arrivata dove dovevo arrivare, la cosa. L'unica cosa che ha senso nella vita, in questa vita, è portarsi dietro delle belle foto, delle belle cartoline, quindi delle belle esperienze. Questo è quello che rende la vita degna di essere vissuta. Non un anno in più, dieci anni in più, vent'anni in più. E anche Hopkins in questo non sembra lamentarsi molto. 65 anni, se vogliamo, avrebbe anche potuto lamentarsi: dire, Vabbè, è ancora presto, cioè... Soprattutto di un uomo da, di quella portata, invece, lui non fa una piega, cioè lui accetta fin da subito la sentenza, tra virgolette, non cerca mai di opporsi a questo, a questo destino, e è la cosa più bella. Cioè, secondo me, lì, veramente in un minuto e mezzo ha spiegato tutto il senso della vita, cioè che non è semplice, cioè già spiegarlo in valore assoluto, men che meno in un, in un minuto e mezzo, anche con quella contrapposizione quasi comica come dicevo perché a un certo punto c'è lui quasi spazientito dicevo beh, adesso come la faccio la faccio sbaglio sempre non siete mai contenti cioè, eh, allora, facciamo così e poi gli, gli dona effettivamente la morte che lei chiede e, è particolare questa cosa la, la fidanzata poi lavora in un ospedale quindi a un certo punto si dice beh forse non è il posto più indicato per me <ride> anche quella è carina comunque è vero, ci sono un sacco comunque di spunti anche adesso su questa cosa qua, Marco. Io, mh, allora, ritorno un po' sul discorso dell'integrità dei valori di Bill Parrish, che è vero che lui si arrabbia, che lui, insomma, comanda, lui è il presidente della, di questa società, è lui che l'ha creata, è lui che l'ha portata su da zero. È una sua creatura e infatti non la vuole lasciare in mani che la distruggerebbero no che poi da lì si apre tutto il discorso con eh, quello che doveva diventare suo genero ma che poi insomma eh, no, non sarà eh, non sarà così e in realtà lui eh, secondo me rappresenta molto anche lì nel lavoro il famoso buon padre di famiglia, nel senso, quando devo essere determinato e quando vi devo bastonare bastonare in senso positivo, no, io lo faccio perché se no non imparate. Perché lui infatti lo dice: Io ho tirato su questa società con dei valori e non voglio lasciarla eh, che venga in modo che questi valori appunto non. Ha, mh, eh, non, ci siano, non ci siano più e quindi anche si arrabbia quando è il momento. E poi anche il discorso: lui, eh, lui in realtà è, è molto basato sulla verità e quando è che, che invece inganna la persona? Quando lui stesso è stato ingannato. Quindi è un po' allora: se non vuoi essere ingannato, non ingannare, no? Un po' questo, questo gioco, questo gioco un po' di ehm. Um, di parole, cioè tu hai fatto quel gioco lì con me e eh, ti, ti si ritorci contro, eh, se no, lui non l'avrebbe fatto, e forse è, è, è proprio questa parte no, della determinazione, che comunque i valori di quell'azienda vengono prima di tutto. Quindi se io per eliminarti, eliminare te che, mi, che stai distruggendo questi valori, ti devo ingannare, lo faccio. Perché eh, quello viene, eh, viene prima di tutto. E quindi anche questo, è, secondo me, è un altro aspetto, eh, aspetto insomma, interessante. Poi, per quanto riguarda il corpo di cui si impossessa la morte. Anche qua è interessante perché la morte, ti di, eh, lui fa proprio capire, ah, io avevo bisogno di un corpo, eh, quindi l'ho fatto morire, cioè nel senso no, non c'è un sentimento, non c'è come dicevi tu, ho scelto questo piuttosto che di, di un altro, ma serviva un corpo, ho visto quello lì, l'ho fatto morire e me ne sono impossessato. Ecco, questo è un po', è un po il concetto, però è interessante, eh, secondo me andando un pochino più in profondità, le memorie di lei che rimangono nel corpo di lui, cioè eh, quei dialoghi, quelle sensazioni, in realtà lui è vero che non le ricorda, ma in realtà il suo corpo sta reagendo a quello che era successo tra loro due, cioè quel magnetismo che si era creato tra loro due, quindi tra Susan. E questo ragazzo di cui non si è Joe Black eh, non si sa ovviamente il nome di, di questo ragazzo, e eh, che si era creato finché loro erano al bar. Tra l'altro, eh, insomma, lui eh, sembra un ragazzo ovviamente di bei valori, eh, che lei riscopre in lui e che non ha il suo fidanzato, in realtà. Che, che era per quello che il padre nel bellissimo dialogo che hanno, appunto, in elicottero eh, gli dice: Guarda, tra virgolette, guarda che non è per te, sto tipo qua, cioè, io gli voglio bene, ma <ride> è dentro la mia azienda, è cresciuto nella mia azienda, fa parte del consiglio di amministrazione dell'azienda, ma tu non per forza devi stare con lui. E infatti lui gli dice: no? Tornando a quello che dicevi Marco, eh, gli dice: Abbi una felicità delirante: um, danza come danzano i dervisci, no? cioè gli tira fuori tutti questi uh, parallelismi, secondo me, um, molto belli. Però, appunto, quello che mi ha colpito di più è proprio questa memoria che rimane nel corpo di lui. Infatti quando si vedono non è un'attrazione fisica quella che hanno loro due quando si trovano a tavola, okay? che lei torna dal lavoro, trova Joe Black a tavola con la sua famiglia e gli dice "Ma tu cosa ci fai qui?". E anche lui è come se riconoscesse appunto queste memorie, perché non è un'attrazione fisica, è un'attrazione che va oltre, che è proprio l'innamoramento, quindi qualcosa che va a, a crearsi prima quindi anche questo secondo me è un aspetto interessante perché le memorie rimangono c'è un aspetto della morte che è sottile nel senso che si vede nel film che comunque la morte è una divinità come ha detto a Mar marco prima sembra che la morte sia che non conosca la vita che non conosca che sia una persona più ingenua al mondo ma è una divinità che c'è da sempre e conosce vita e morte, i morte e miracoli di tutti. E quindi si ha l'impressione quasi della presa in giro, perché certe volte eh, quando accadono delle cose sembra che la morte giochi a scacchi, eh. e qui mi viene in mente il film di Bergman sulla morte, cioè non si capisce bene se la morte non sappia che il ragazzo che ha preso eh, sia comunque un ragazzo che potenzialmente poteva essere un ragazzo che andava bene eh, spiritualmente con la, con la figlia di Bill Parrish o che l'abbia preso a caso. Sembra che a morte faccia le cose un po' casualmente, ma in realtà verso la fine restituisce il corpo oh, e le memorie ad, a quel, quel ragazzo stesso. E nel ballo finale sembra quasi che sia tutto un gioco che abbia fatto la morte. Quindi chi vede il film ha questa impressione della morte ingenua, però sottilmente potrebbe essere tutto un gioco che ha fatto la morte, che ha fatto con Bill Parrish, perché nel momento che la morte gli ha proposto il patto, comunque sia Bill Parrish ha cambiato. Eh, e si sa che se sai che devi morire a momenti cambi il tuo atteggiamento e quindi ha cambiato la sua vita e ha trasformato completamente quello che sta facendo. Ha cominciato a dire di no alla fusione, ha cominciato a sistemare le cose in famiglia con la figlia e quindi la morte eh, ha un ruolo che sembra passivo di puro divertimento ma eh, ha proprio la funzione di grande trasformatrice. Di chiudere dei cicli per aprirne altri, di far muovere eh, determinate energie. E, e poi ci sono altre cose, tipo l'ingegno finale che a un certo punto la morte dice di essere l'agente del, delle tasse e quindi, con fare beffardo che è tipico della morte, sistema la situazione. E, e risolve praticamente un problema, come fa la morte all'ultimo momento, trasformando la situazione a favore di Bill Perish, regalandogli una morte serena. No. Infatti, Perry è anche questa cosa molto bella, perché in realtà lui, eh, come dici tu, non si capisce bene, perché in realtà lui fa appunto questo. Uh, ruolo eh, di ingenuo, di per... cioè che proprio non capisce, anche quando gli arriva il cibo, no? Non sa cosa deve fare eh, quando assaggia, per esempio, il burro di noccioline per la prima volta, eh, gira per la casa. E non capisce che è entrato in cucina di solito, insomma, in quella, in quella casa lì non si entra in cucina perché, insomma, <ride> di solito i, i padroni, insomma, hanno altri, altri spazi che, che condividono. Comunque anche tutto questo, questo aspetto. Ma poi, in momenti clou, lui arriva e tira fuori quello che lui conosce, ovvero ti fa vedere proprio che conosce il passato di Drew quando gli dice ah eh, come quando hai adesso non mi ricordo le parole però hai comprato la tua la tua laurea e che lui rimane come per dire come fai a sapere questa cosa della, della mia vita oppure quando sempre anche nel consiglio di amministrazione lui eh, esce e dice sempre quelle frasi relative ovviamente alla, alla società che in realtà ti fa capire che lui conosce, conosce tutto. Oppure, alla fine, come appunto dicevi tu, quando lui dice: Bene, allora adesso dobbiamo sistemare questa cosa e tira fuori il, um, come posso dire, la chicca che eh, salva la situazione di tutti quanti. Quindi lui non dice chi so, adesso vi spiego chi sono, gli dice no, no allora <ride> Parrish va un po' in panico, ma adesso non dirgli che sei la morte, si qua mi, già mi danno del pazzo alla fine, cioè pensano che io. E lui tira fuori proprio quella frase, quella frase che si rifà all'inizio, quando appunto Drew gli dice tutto è inevitabile tranne la morte e le tasse. E lui gli dice... La morte e le tasse, e lui, sì, la morte e le tasse, fa che, uh, che strano connubio, no? Mi dice che <ride> queste due cose. E lì lui si ricorda e quindi tutto è inevitabile, tranne la morte e le tasse. Quindi siccome sono le due cose cui, con cui gli esseri umani hanno sempre a che fare, direttamente o indirettamente, alla fine possono essere la soluzione dei problemi. Ma anche ciò che crea il problema. E quindi è, è, è molto interessante anche questo, questo aspetto. Quindi quello che dicevi tu non si capisce bene se lui è veramente ingenuo o se lo fa. <ride> <Sì>. Ecco, <ride> quindi è molto bello. Oppure se sono proprio degli aspetti dove. Eh, mi comporto in base al momento, a quello che serve in quel momento, perché anche questa è un'indicazione che può essere, insomma, un'alternativa che può essere valutata. Sì, si dice che la morte è anche un giudice, nel senso che non ha, cioè, la morte non si pone con il momento della tua dipartita, se sei stato buono. O sei stato cattivo, se sei, sei ricco, se sei povero, praticamente la morte esegue e basta in base al tempo, come dicevi te prima, che ti rimane. Come è giocato la partita? C'è sempre questo parallelismo del gioco che pochi colgono nella morte, perché la morte sembra così terrificante, vedi, raffigurata con i teschi, eccetera, però. In realtà c'è una parte di gioco nel, nella vita, perché poi è collegata comunque sia alla sua controparte: che la vita, che secondo me, nel film è rappresentata con la figlia di Bill Parrish, che adesso mi sfugge il nome. E sono Susan Ellison. Susan Elisano tantissimi Alison. film scritti, roba del genere. Quando ci sono personaggi immortali, la cosa di cui li si vede lamentarsi di più è proprio il fatto di non poter morire e di, di non potersi affezionare a nessuno, perché comunque sia chiunque loro si affezionino, lo vedono passare, lo vedono andare. Quindi, il fatto anche di non rendere così speciale la vita come lo è per il mortale, che sa di avere solo quel tempo a disposizione, quindi. È stimolato quasi a goderselo e a sfruttarlo al massimo, proprio come eh, suggerisce di fare e come ha fatto nella sua vita eh, Anthony Hopkins, il Parish. Quindi, anche lì c'è questa cosa che diceva Pierri della morte che. Bisogna valutarla un po' su tutti e due i lati, cioè su tutti e due gli aspetti. Si ricollega anche alla battuta che faceva: non siete mai contenti se vengo, se non vengo, cioè quelli dove non vengo si lamentano, quello dove vengo si lamentano anche loro. Quindi, è, è un qualcosa probabilmente col quale si faceva molto più conti prima che adesso, e quindi è anche abbastanza indicativo come messaggio. Il famoso memento Mori probabilmente si. Prima la morte faceva parte della vita di ognuno, cioè si poteva morire da bambini, da ragazzi, da adulti. Adesso capita spesso, per carità, non lo si augura a nessuno, ma capita spesso, è morta a 92 anni, poverina, vabbè, ho capito. <ride> per carità dispiace a tutti, però prima o poi deve succedere, non è che però sembra che si sia sbilanciato molto il peso sulla quantità. Invece che sulla qualità, mentre prima veniva messo in conto, cioè c'erano proprio tanti bambini, cioè anche la morte infantile prima veniva messa in conto, adesso è qualcosa che potrebbe uccidere mentalmente chiunque, e a me aveva piaciuto anche il nome che era stato scelto, come diceva Pierri, cioè è praticamente una sorta di Mario Rossi, e però se lo andiamo a vedere, alla fine c'è uh, il nome, Gio tradotto in italiano, è la, è la traduzione di Giuseppe, e, e, che è appunto il nome più diffuso in Italia, per esempio, dopo Maria. Cioè solo Maria ne, ce ne sono di più. E, e, e questo Giuseppe Nero e, e mi ricorda un po' la, la, la contrapposizione che vediamo per esempio in Francia, o in altre parti dove ci sono le madonne nere, le marie nere, e se andiamo a vedere anche il, il significato del nome eh, nella sua origine, che me lo sono andato a cercare, eh, come significato è Dio cresca, aumenti, aggiunga il neonato agli altri figli. Eh, è un po' particolare come cioè, la morte, black e nera, almeno quello glielo riconosciamo, ma è qualcosa che aggiunge. E noi invece siamo abituati a vedere la morte come qualcosa che sottrae non che aggiunge e durante tutto questo film però se andiamo a vedere non sono tante le sottrazioni che ha fatto sono molte più le aggiunte cioè sembra che Hopkins ne esca nettamente maggiorato da questa esperienza con la morte così come per la figlia così come per tutti praticamente i protagonisti se vogliamo, anche quello che voleva fregarlo e che poi è stato fregato a sua volta, qualcosa l'ha imparata, cioè, anche lui ha aggiunto qualcosa dopo essere entrato in contatto con la morte. Quindi, anche qui c'è una specularità immensa. Cioè. Che c'è tutta la parte del, del karma anche che salta fuori, di tutti i personaggi se ci pensi. Infatti la morte quando si incarna appunto e sceglie John Perry, eh, sì, Bill Parrish, in realtà gli dà la possibilità di sistemare delle cose che non aveva ancora sistemato, tipo la relazione con la figlia, con Alison. Quando lei gli dice: eh, eh, Sì, è vero, Susan è la tua preferita, ma io so che tu mi hai sempre voluto bene, faccio tutto questo per quello. E, e quindi eh, lì si abbracciano, ovviamente, e, e c'è un sistemare questa cosa. Eh, il sistemare anche con Quincy, col marito di Ellison, quando lui eh, è disperato perché dice: È colpa mia. Se uh, adesso la società verrà venduta ver eh sì, verrà venduta e poi assorbita e fa perché, tra virgolette, io in buona fede ho detto delle cose che mi sono accorta che invece non, uh, non dovevo dire. E quando lo va a riferire a Bill, eh, Bill gli dice sì, ok. Le scusato, sei scusato, cioè, capisco la tua buona fede, però adesso sistema la cosa. Cioè, come per dire non lasciare il sospeso. <laughs> e, e infatti glielo fa sistemando dicendo: Portami qua Drew e lui gli dice: Come faccio? Lo guarda come per dire: Tu lo sai, lo, lo sai come puoi fare. Quindi vai e sistema questa cosa. cioè È il tuo karma, no? Da un certo punto di vista, sistemalo. Eh, che, che tu, ed è il modo con cui, tutte le volte, lui, eh, se tu guardi, lui appunto nella sua società, lui dice ci sono. Due cose, no? i valori e la responsabilità de, de, che, eh, che sono la base di questa, eh, di questa società. Quindi rende responsabili le persone delle proprie azioni nel bene e nel male. Ecco perché a volte è duro, ecco perché a volte non si lascia eh, ammorbidire, no? come, come si suol dire, un po' come il papà. La mamma quando sono costretti a sì, eh, capiscono che il figlio ha fatto le cose in buona fede, ma ehm, se io ti abbraccio invece di farti piangere in quel momento, non comprenderai mai veramente la, cosa hai fatto, non riuscirai mai a sistemare quella cosa. Ed è un po' quello che lui fa, no? Anche lì il fatto di dover sistemare la società prima di andarsene. È il suo karma, lui dice io non me ne posso andare di qua con la società che, che fallirà, io ci ho messo tutta la mia vita, io ho dato dei valori e quindi come posso... L'unica cosa che ci sopravvive è quello che abbiamo creato che deve contenere i valori in cui noi credevamo. Esatto. Certo dice anche questa frase e esatto. sembra voler lasciare a quel punto sia nelle figlie sia nella società sia nella... vuole lasciare lui. Esatto. Ma se ci pensi, anche come dicevi tu, anche in Drew, che tu hai detto, anche lui acquisisce qualcosa, no? Però facendo così non fa altro che aiutarlo a sistemare il suo karma. Cioè, quindi non, non viene nominata la parola karma, ovviamente, però se noi andiamo a vedere, effettivamente è così. Anche la figlia Susan, che è quella prediletta, no? In realtà sta eh, quando lei si mette con Drew, in realtà è solo che sta tentando un'emulazione del padre. Ma eh, il padre gli dice chiaro e tondo: non devi emulare ciò che ho fatto, devi essere felice e questo non ti renderà felice ma che... non è quello che mi dici di lui ma quello che non mi dici, non dici. esatto che ti fa impazzire che ti fa è bellissimo quel, quel discorso esatto. di ma è mi bello anche, anche quello sulla figlia che hai detto tu quello lì è da, da approfondire parecchio quello esatto. sulla figlia quando dice io so che non sono la tua preferita cioè, che uno si aspetta che a quel punto dopo che gli fa tutto quel pippone lì e dice, adesso lui interviene: dice, Ma va figurati, tu sei quella che mi è più vicina, sei quella che lavora con me tutti i giorni. Quella... Ma no, vi voglio bene uguali. E invece, no, lui eh no, è la verità. ne prende atto l'altra figlia allo stesso modo. Dice: Io lo so, però non posso neanche dire che non mi hai voluto bene. E e è certo. bellissimo quel pezzo lì perché è... rimane un po' come su quel filone che dicevo della, della vita non da santo, no? Cioè, esatto. Cosa ci può essere di meno santo che non ammettere palesemente di voler bene più una figlia che un'altra, di preferire un figlio a un altro. Esatto. alla fine è quello che succede, vuoi o non vuoi, c'è sempre. Esatto. Però l'altra dice: Io l'ho accettato perché non è che a me non vuoi bene, è, è, è anche mia, ciò è che tu abbia una preferita, però a me vuoi bene, non è che mi hai messo da parte, cioè è molto, io l'ho trovata veramente molto emozionante quella. Sì. Quella parte lì perché è stata veramente bellissima. E poi finendo il discorso sul karma eh, è interessante perché Bill eh, fa sistemare il karma anche alla morte, cioè come per dire: tu ti sei incarnato, hai creato un karma perché quando tu ti incarni crei karma. Quindi tu adesso devi sistemare questa cosa con Susan perché tu gli hai tolto l'uomo di cui lei si era innamorata perché alla fine lei si era innamorata, no, di Joe Black alla, lì al bar. Gliel'hai tolto, ha incarnato un'altra persona. Lei comunque è rimasta innamorata di te e adesso tu te ne vai, quindi vai via tu. Vai via eh, no, non ha più l'altro ragazzo tanto più che eh, cosa dice Joe Black ah beh viene via anche lei con, con noi no tu hai fatto un patto gli dice Bill quindi anche lì lo riporta su quelle che sono le cose della terra cioè le leggi anche terrestri tu hai fatto un patto doveva essere solo una cosa tra me e te infatti all'inizio lui gli dice promettimi che non verrà eh, che non ci sarà interferenza con la mia famiglia cioè solo una cosa tra me e te e va di lui poi gli dice: No, mi porto via anche tua figlia, no, tu, mia figlia, tu hai fatto un patto con me, quindi andiamo via solo io e te. E quindi anche lì fargli ritornare poi il ragazzo che non si ricorda niente, non sa perché è lì, eccetera, eccetera. In realtà è come hai sistemato il tuo karma perché ti sei incarnato, hai creato un karma prima di andartene, sistemalo. E secondo me sono dei, degli spunti anche bellissimi. Lì lo fa, anche lì lo fa nella maniera tipica, riprendendo, non so se possiamo definirlo addirittura un archetipo, ma riprendendo la modalità perfetta col quale ogni essere mortale sia riuscito, passatemi il termine anche qui, a, a fottere, a fregare una divinità che ne è piena i miti, le, le religioni, non si sono mai riuscite a imporre con la forza perché sanno di non poter comandare sulla divinità di quando la morte è ormai fermamente convinta di portarsi anche la figlia perché dice, io io l'amo non me ne frega niente me la porto e chi si è visto si è visto tu Ranges a me non mi interessa cioè io me la porto e buona come faceva una volta no? se le portavano eh. ai vinciti e io prendo, esatto. la prendo. quindi dice sì. comando io quindi te di quello che vuoi a me me ne batte il giusto e, e io me la porto e lui in realtà lì non si contrappone più con la forza come fa con gli altri mortali o nella sua società. A quel punto scatta l'ingegno. Dice: Beh, allora guarda, facciamo così, ti faccio una proposta, tu fai questo, 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 questo e questo. Se poi ritieni ancora che di dover la portare, va bene. A quel punto io accetto, e quindi lo frega in un certo qual modo si ripete nuovamente quello che si è, si è sempre avverato in questo tipo di racconti. Cioè non esiste un racconto dove un mortale si sia riuscito a imporre su una divinità, ma sono sempre poi, frutto di... Che poi è bello perché... Bene, se vogliamo, ma... Poco prima cosa succede? C'è Queens che si, eh, eh, che si confessa con Gio con dicendo è colpa mia se adesso la società è messa in questa... E vai, io glielo voglio andare a dire, però volevo aspettare dopo la festa. E, e Joe Black gli dice, no, no, ci vai subito. Anche perché lui sa cosa accadrà ovviamente dopo, dopo la festa, no? E, e cosa succede, no? Quando, allora, Queens va e poi tocca a Joe però. E cosa gli dice Bill? No, adesso vai a sistemare la cosa e ci vai subito con Susan. Cioè, vedete come... Le cose si ripetono, cioè, è, è un aspetto, secondo me, veramente eh, è stato molto geniale! Tutto a parte il film bellissimo, una trama, secondo me, bella, leggera da un certo punto di vista, perché, alla fine, non è che la trama ha delle cose, però, sono proprio i dialoghi che sono fondamentali in questa. Um, in questo film perché ti fa vedere una vita normale certo loro sono ricchi sono però ti fa vedere la vita normale ok di quello che accade in tutte le famiglie in qualsiasi in qualsiasi momento non è come dicevi tu appunto c'è il supereroe che fa delle cose eclatanti no questo è ciò che accade nella famiglia di tutti qualsiasi sia la vita di ognuno e quindi fa vedere proprio questi meccanismi che, eh, che vengono a, ad attivarsi. Beh, la bellezza del film è proprio sul dialogo, nel senso, senza nessun effetto speciale, fa un film fantastico, di genere fantastico, oltre che il film è fantastico anche come aggettivo, ma diciamo lo basi tutto su una, un grosso fondamento, sulla storia, sui dialoghi. C'è dietro tanta roba. Una casa è ristato praticamente il terzo rifacimento della stessa storia, che si rifà comunque a una rappresentazione teatrale che si intitola La morte in vacanza. Quindi a teatro devi portare comunque qualcosa di consistente. Tra l'altro, ehm, si basa su una leggenda, la storia teatrale, sulla di una villa maledetta che era stata costruita da un nobile per la sua eh, ragazza, compagna, eccetera, che non è mai arrivata alla villa. E questo si chiamava Josephine. Mi è venuto in mente mentre Marco analizzava il nome che Josephine è ancora Giuseppina, Giuseppe, quindi c'è un collegamento con il nome su questa storia. Sono arrivate le domande, dove troviamo questo film? Beh, io, io l'ho visto su Netflix, quindi... Allora, su Netflix ho visto che c'è anche su Prime, quindi boh, insomma, poi eh, nelle piattaforme comunque si trova e quindi insomma, Vi presento Joe Black il titolo. Vi presento esatto. Joe Black, c'è anche in scorrimento il titolo per chi sì, appunto, è arrivata un po' tardi, e non ha sentito il titolo del film. Esatto. Sì, comunque, è un film che io consiglio a tutti. Infatti, ricordo quando, come dissi all'inizio, quando l'ho visto, che era appena uscito, e che in realtà qualcuno mi disse: Dai, che andiamo a vederlo perché c'è Brad Pitt. E... Però poi ricordo la ragazza che abitava con me che mi ha detto: No, Serena, cioè, devi andarlo a vedere. Non ti spoilerò niente. Al tempo non si utilizzava il termine spoiler, però non ti dico niente. Mi ha detto come perché, come Marco si usava solo per le automobili all'epoca? <ride> esatto, <ride> esatto. Lo spoiler, guarda che io la prima volta che ho sentito non ti faccio spoiler. Cioè, e io ho pensato, cosa vuol dire? No, perché per me lo spoiler era appunto collegato all'automobile, quindi non conoscevo questo, questo termine, però mi disse eh, all'inizio, però sappiate che c'è una scena che vi farà rimanere un po' così. Io mi ricordo proprio quando c'è la scena, appunto, che lui viene preso sotto pre, preso sotto in realtà viene rimbalzato sta tre uh, fra queste macchine cioè io sono hai detto ma come è, è appena iniziato il film questo è già morto quindi non ci sarà più <ride> del film perché lei ovviamente non mi, non mi disse che Joe Black era la morte mi ha detto non ti dico niente però è un film che devi andare a vedere mi ricordo proprio questa, questa cosa <ride> sono rimasta lì e ho detto come siamo solo all'inizio del film? No, ma poi rispetto a tanti altri film anche che abbiamo analizzato insieme, banalmente, sono dei cartoni animati, anche che sono più complessi e più pesanti, se vogliamo, da vedere. Cioè, qui il regista, oltre che gli attori, hanno avuto veramente questa capacità eccezionale di, di prendere una roba come quella che abbiamo descritto ma metterla in scena come fosse una via di mezzo fra una commedia e una storiella, cioè quindi alternando anche molta comicità, i dialoghi che diceva Pierre, di cui parlava Pierre quindi film veramente leggerissimo, che vola via come niente, ma che alla fine obbliga, vuoi o non vuoi, cioè obbliga poi, cioè ti rimangono delle robe in testa su cui inizi a pensare, cioè, ti rimane quel no, chiodo quel tarlo Un'altra cosa, appunto, come dici tu che vola via nonostante le tre ore sono 90 minuti esatti e noi sappiamo che la paura fa 90. Qual è la cosa che fa più paura alle persone? La morte. È un caso. Non lo so, così insomma, perché sono 90 minuti, eh, no, sono, mi 180 minuti, di, scusami, sono 180 minuti, scusa, sono 180 minuti che si ripetono proprio, cioè un 90 che si ripete due volte. Quindi è come se si andasse alla paura e si ritornasse all'amore. Cioè c'è stato è proprio questo, questo passaggio che è bellissimo, è un caso, boh, può essere. <ride> Anche qua. Vola via, proprio bello, bello, bello. Sono stati bravi, vabbè, gli attori poi di cui stiamo parlando sono di primissimo livello. Cioè... Esatto. Bravi, beh, veramente beh. bravi, anche il regista. Bravi. Adesso io non so come siano, se, se Perry sa come sono o ha mai, mai visto, letto le altre versioni, se più o meno è una copiatura para para o... Ci sono no, delle... non ho visto le altre versioni, cioè, andando a studiare un po' il film qua ho visto che ci sono queste due versioni più che si ispirano alla rappresentazione teatrale, che si ispirano alla leggenda di questa villa maledetta, villa estiva, e, però se una cosa viene riproposta comunque c'aveva un cuore, un fascino già all'inizio, poi... Ogni interpretazione probabilmente viene fatta a seconda del periodo. Molto e... bravo. Sì, anche perché fine. gli anni di cui parlavi, non penso che ci fossero anche molte delle caratteristiche che c'erano qui, cioè incontrarsi al bar, elicotteri, ville, viaggio. Il film è uno del 34 tempo. e uno del 71. Sì. E quindi e penso e... che avessero scritture magari molto diverse, poi magari alla fine simboli significati erano quelli però sicuramente il regista è stato tanto tanto bravo Beh, infatti che poi ricordiamo anche insomma di un altro film che noi abbiamo visto le due versioni che è ultimatum alla terra eh, mm -hmm. quindi altro film che consiglio di andare a vedere che abbiamo fatto qua cine archetipi nelle due versioni tra l'altro abbiamo fatto il parallelismo delle, delle due versioni eh, e che insomma... Io preferisco, ci tengo a dirlo, la prima versione perché nonostante il bravissimo... Eh, matisse, però la prima versione c'è tutto un discorso pacifista, eccetera, eccetera, pur essendo un'edizione che mi accorgo che è al suo tempo, però eh, nella storia della fantascienza è leggendaria, ultimata dalla terra la prima versione, perché per quando stata fatta era comunque qualcosa di veramente che dà un messaggio potentissimo infatti bello bene perri è il tuo momento quali sono gli arcani <ride> di questo eh, L'arcano della morte è chiamato praticamente questa morte che trasforma il hai scelto proprio questo non me l'aspettavo come mai <ride> eh... Diciamo che è fortuna, diciamo che pescando... È un fulmine non è il il sereno, non mi aspettavo. <ride> ha, ha mescolato le carte e è uscito questo. <ride> la scelta curata, acuta, eh, dell'intelletto che mi ha fatto optare per questa scelta. E poi dopo ho voluto aggiungere la carta dei diamanti, perché qui c'è tutta quella storia di Susanna che rappresenta sia la vita e poi volevo sottolineare anche il legame che ha la morte con la vita e per questo che si innamora di Susan perché rappresenta proprio la vita, ma anche l'amore, l'amore che dovrebbe essere lo scopo, il motore, la benzina di ogni esistenza. E poi l'ultima cosa, lei <ride> lei fa tra l'altro una cosa che non uh, abbiamo detto. Lei fa il medico, quindi lei ha contatto con la vita e la morte in ogni momento. È da qui che nasce questo colpo di fulmine tra sì. le due, i due personaggi, che poi è un amore impossibile. Si rincorrono come succede, vita e morte fanno parte un po' come il Sole e la Luna, praticamente. Si rincorrono senza mai prendersi, è, è più bello degli amori impossibili. Eh, sono, no, dei precedenti: Gio, Romeo e Giulietta, Gio, ce ne sono tanti alla fine poi finiscono sempre male. Però sono belle le storie. Beh, è come quando si dice ah, anch'io vorrei una storia come Giulietta e Romeo. Beh, ricordatevi, è durata tre giorni e poi sono morte, cioè volevo dire quello. Poi Prego, attimo, dice voi. ognuno scelga le cartoline che c'ha da portare, ma quello è. è un po' come la vita di certe rockstar. Esatto, esatto. Comunque è bello perché stiamo ridendo su questo aspetto della morte quindi è. È interessante. È stata penso, sì. la vera bravura del, del regista e degli attori, cioè trattare un tema così delicato, soprattutto per la nostra società. Come dicevo prima, probabilmente negli anni 30 non, non c'erano tutti questi problemi a parlare di morte. Cioè. Ma anche perché... È, è interessante, no? come dicevi tu all'inizio, Marco, eh, 65 anni in realtà sono mica tanti no eh, però il bello è che lui accetta cioè nel senso lui accetta serenamente questa cosa se, se guardiamo come per dire ok è la mia ora andiamo io quello che dovevo fare ho fatto nel senso mh, infatti una, una delle ultime frasi che viene detto è nessun rimpianto e ed è interessante cioè io ho sempre fatto tutto con amore quello che dovevo fare mi sono sempre comportato come pensavo che Avrei dovuto comportarmi e non ho nessun rimpianto, quindi se è il mio momento, andiamo. Quindi cioè, è proprio dice anche quel concetto che avevamo già visto anche in Lucifer: dove in realtà quelli che finiscono all'inferno non ci finiscono per peccato, ma per i rimpianti per il loro loop, quello è il vero inferno, avere dei rimpianti, esatto. avere dei rimorsi da cui non si riesce ad uscire, in e senso di colpa. Grosso modo richiamato anche qui, cioè proprio come dicevi tu sul finale, non, non viene detto: Ok, sono santo, ho fatto tutto il bene possibile. No, anzi, però eh, è anche quando ho fatto tutto quello che ritenevo giusto. fare esatto. ecco anche il discorso quando lui eh, incita Queens a, a, ad andare a chiamare Drew e portarglielo lì alla festa. Cioè, come per dire non avere questo rimpianto, non avere questo senso di colpa, liberatene, hai la possibilità di farlo. E però lo puoi fare solo tu con un'azione ben specifica che porti alla soluzione del problema. Quindi sembra anche il motivo per cui lo, lo perdona abbastanza velocemente. Perché alla fine dice: So che comunque so, so l'intenzione con cui tu l'hai fatto, so che non esatto. l'hai fatto a fin di male. Quindi hai fatto sì del male, ma con intenzioni che non erano maligne, e quindi non avere questo rimpianto, lo capisco. Eh, Toglitelo questo rimpianto, quindi eh, eh, si apre veramente un altro livello tra bene e male. Ma l'intenzione con cui ho fatto questa cosa, io ritengo che quella cosa è giusta, l'ho fatta, non ho rimpianti a posto, va bene così, non è detto che però abbia fatto qualcosa di bene o male, cioè, l'ho fatta secondo quello che penso io. Esatto, ho detto che gli altri abbiano la stessa impressione, però poi è anche bello perché la differenza tra Quincy e Drew quando lui stava con Susan. Che Quincy eh, è estremamente e sempre grato a Bill per la vita che gli ha fatto fare. Perché ha avuto stima, ha avuto ovviamente, ha creduto in Quincy che lui dice io. Ero nessuno prima, ero tra virgolette. Insomma, però ci, mi sono innamorato di Allison. Lei mi ha accettato e, e praticamente Bill l'ha inserito nella sua azienda. Bravissima, quella l'ha dato un'altra definizione di amore di potentissima in pochi secondi. Ti ricordi quando alla fine John Black gli chiede: Ma fammi capire che cos'è quindi questo amore di cui pare? dice: Guarda, io praticamente lei. Io gli ho confidato e lei ha conosciuto tutte le parti peggiori di me, e dopo aver fatto questo, mi ha accettato e mi ama. Ah, questo è questo è l'amore, perché se tu riesci a conoscere e sapere tutto il peggio possibile di una persona, e nonostante questo la ami, allora quello è l'amore. Ed è lì che a lui inizia a venire quel tarlo, lui dice eh, allora io devo dire che sono a morte, cioè devo dire pure io, vediamo se veramente è veramente innamorata di me a questo punto. Bellissimo anche quello, infatti... un'altra capacità che ha avuto il regista, cioè di mettere su dei dialoghi da 45 secondi, un minuto dove cioè si esatto. tira fuori delle definizioni che sono esatto. pazzesche invece Drew si innamora della figlia solo per interesse perché gli fa comodo così fa parte del consiglio d'amministrazione e grazie a quello lui può arrivare in alto cioè sono due eh, proprio due aspetti completamente diversi anche, anche qui insomma bello 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 bene siamo in conclusione anche per stasera spero che vi sia piaciuta la trasmissione e ci vediamo il prossimo mese con un nuovo film da commentare ringrazio Serena e Marco compagni di viaggio e buona serata Grazie a tutti a ciao a tutti buona